Da oggi e fino al 31 dicembre è possibile presentare sul portale dell'INPS la domanda per avere l'assegno unico per i figli, una misura che interessa 2 milioni di famiglie. Gabriella Capparelli. Al via da oggi la presentazione delle domande per l'assegno unico spetta chi ha figli a carico minorenni e da gennaio anche maggiorenni fino a 21 anni che studiano o svolgono attività di ricerca. Si rivolge a una platea di circa 2 milioni di famiglie che erano escluse da altri sostegni e con un ISEE inferiore a 50.000 euro annui. La domanda può essere presentata sul portale dell'INPS fino al 31 dicembre direttamente dai cittadini o tramite patronato o contact center. Non c'è un click day, ma per avere gli arretrati sarà necessario presentarla entro il 30 settembre. Si tratta di una misura che sostituisce tutti i sostegni alla genitorialità esistenti. L'assegno massimo mensile sarà di 167,5 euro per il primo e per il secondo figlio, sale del 30% dal terzo figlio in poi per i disabili. Da oggi il primo pezzo del Family Act diventa realtà, scrive sui social la ministra delle pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. È l'Italia che investe nelle nuove generazioni e costruisce il futuro. A mezzogiorno le domande arrivate sul sito dell'INPS erano 22.000. Siamo alla politica, 5 Stelle.